Radio Radicale, siamo in collegamento con Federico Conte, deputato di Liberi e Uguali, per parlare un po' delle valutazioni che si possono fare il giorno in cui è arrivato in Gazzetta Ufficiale il decreto Cura Italia, naturalmente per la parte della giustizia, delle carceri. Allora, onorevole Conte, che valutazione può fare su quello che è stato fatto per quanto riguarda i detenuti e soprattutto per quanto riguarda i domiciliari per i detenuti che devono scontare una pena fino ai 18 mesi? Buongiorno innanzitutto. Beh, il decreto sul piano complessivo e generale interviene per prorogare la sospensione dell'attività giudiziaria, come da più parti era stato richiesto e segnalato, e in particolare, come da me stesso più volte segnalato, per precisare che la sospensione non riguarda soltanto le attività di udienza, ma anche i termini processuali. Sarebbe stato veramente assurdo che in questo periodo di inattività giudiziaria in senso stretto avvocati o magistrati dovessero lavorare su scadenze intermedie. Per quanto riguarda le carceri, il provvedimento adottato dal governo va nella direzione sollecitata da più parti e dal gruppo Liberi Uguali attraverso me in maniera esplicita riguardo la esigenza di un intervento che alleggerisse la popolazione carceraria, che come sappiamo è in eccesso. 61.000 dispari detenuti a fronte di una capacità di accoglienza di 50.000. Le carceri sono di per sé un problema nel nostro ordinamento, il sovraffollamento è un problema nel nostro ordinamento, diventa drammatico e diciamo, con potenzialità drammatiche, esplosive in questo momento di crisi sanitaria dovuta al Covid-19. Avevamo chiesto un intervento più significativo addirittura perché avevamo individuato come parametro temporale quello dei 2 anni, sulla base di una lettura delle statistiche disponibili. Ci sono circa 8.000 detenuti che espiano la loro pena entro i prossimi 2 anni, circa 9.000 entro il prossimo anno. Il governo ha individuato un punto di equilibrio in questa misura dei 18 mesi, che però mi pare un ottimo inizio. Vedremo se sarà sufficiente, potrebbe non essere sufficiente, ma c'è lo spazio di intervenire nuovamente. La misura è equilibrata anche perché garantisce la sicurezza, mettendo dei paletti alla operatività di questo provvedimento rispetto ai detenuti per mafia, per terrorismo, per reati di particolare allarme sociale, ma anche per reati di grandissima percezione nella sensibilità comune come lo stalking e il maltrattamento in famiglia. Questo per dire che la uscita dal carcere di 3.500-4.000 persone, questa è la stima che siamo in condizione di fare, non avrà un effetto negativo, non rappresenta un pericolo, una preoccupazione, non deve rappresentare una preoccupazione per la popolazione. C'è poi che anche sulla materia dei permessi si è intervenuto. Per chi era già in un regime di semidetenzione e semilibertà è possibile evitare il meccanismo di entrata e uscita nel carcere in maniera intermittente, che è di per sé foriero di preoccupazioni per la trasmissione del contagio, e prorogare la propria diciamo, detenzione domiciliare fino al 30 giugno. Anche questa è una quota significativa di detenuti part-time, chiamiamoli così per rendere il concetto, che non sosterrà più nelle carceri fino almeno al 30 giugno, fino a quando purtroppo questa emergenza ce lo chiederà. In buona sostanza mi pare che la direzione sia quella giusta, sono misure che vanno monitorate evidentemente, perché potrebbe essere necessario un ulteriore intervento e non ho dubbi che il governo provvederà come intende provvedere su tutte le altre materie di crisi che si stanno proponendo in queste ore drammatiche per il nostro paese. Ecco, questi domiciliari devono passare attraverso il vaglio della magistratura di sorveglianza? Vabbè, necessariamente, cioè, non vedo come sia possibile immaginare un provvedimento che non venga emesso dall'autorità giudiziaria competente. Perfino il riconoscimento dell'amnistia e dell'indulto passano attraverso un provvedimento dell'autorità giudiziaria, lo dico a scanso di equivoci per chi ipotizzava
essere l'unica soluzione possibile. Ecco, il garante dei detenuti di Milano, Francesco Maisto, ha dichiarato questo, io leggo il virgolettato: ritengo necessari provvedimenti normativi deflattivi di immediata applicazione, tali da non richiedere il vaglio della magistratura di sorveglianza, che già ora, per le condizioni dei propri uffici, non sarebbe in grado di poterli applicare in tempi ragionevoli ed adeguati alla diffusione del virus. Beh, il problema del passaggio burocratico evidentemente c'è, sebbene qui si tratta di un provvedimento abbastanza automatico, perché i presupposti di legge sono chiari e la misura della pena ancora da scontare e la non ostatività del reato per cui si sta scontando quella pena. Non vedo quali altri provvedimenti, ripeto, possono garantire una liberazione delle carceri senza passare per il vaglio dell'autorità giudiziaria. Più che altro credo che uno spazio di intervento ulteriore sul quale eventualmente bisognerà fare una riflessione è quello dei detenuti in stato di custodia cautelare, perché un conto sono i detenuti che stanno espiando una pena comminata da una sentenza passata in cosa giudicata, per i quali evidentemente c'è anche una esigenza di certezza della pena da garantire in equilibrio con la dignità della condizione carceraria e con la funzione rieducativa della condizione carceraria. E ripeto, il provvedimento del governo, sebbene non corrisponde esattamente a quello che io per conto del mio gruppo avevo chiesto, la mia richiesta era più ampia, va nella direzione giusta. Altro spazio di riflessione invece è possibile per coloro che sono detenuti in stato di custodia cautelare, però coloro per i quali la privazione della libertà personale è collegata a una misura non definitiva. Per questo io credo necessario che la magistratura faccia innanzitutto una riflessione, ovviamente protetta dalla sacrosanta autodeterminazione e libertà di determinazione, circa un alleggerimento delle condizioni per cui è ancora giustificabile e mantenibile una misura cautelare detentiva in questa condizione. Su questo versante un intervento legislativo è più difficile da pensare, perché entrerebbe nello spazio di valutazione che deve essere per costituzione, per cultura, per equilibrio giuridico riservato alla magistratura, ma uno spazio di questo tipo si può ancora trovare. Vi è una quota significativa di detenuti che sta scontando non una pena definitiva ma la custodia cautelare in carcere, cioè una misura anticipatoria. Per questo una riflessione secondo me è giusta e nelle prossime ore, nei prossimi giorni andrà sicuramente fatta. Poi ripeto, questa è una misura, come tutte le altre misure emergenziali adottate con il decreto Cura Italia, che per affermazione chiara ed espressa del Premier è soggetta a ulteriori modifiche, revisioni, implementazioni in progress rispetto all'evolvere della crisi che ha generato nel nostro Paese, non solo nel nostro Paese, la diffusione del coronavirus. Vediamo come atterra sul piano pratico e poi eventualmente chiederemo e solleciteremo per primi noi che questa cultura, questa sensibilità e queste esigenze le abbiamo nel nostro DNA politico al governo di intervenire nuovamente. Le 20 milioni per la ristrutturazione delle carceri dopo i disordini dei giorni scorsi sono una cifra adeguata secondo lei? Volevo chiederle questo, e se teme la reiterazione delle rivolte. Spesi subito e bene è una cifra significativa. Per quanto riguarda le rivolte, se si spiegano bene i provvedimenti con una comunicazione che tiene conto dello stato di disagio, di frustrazione mortificante in cui i detenuti, più dei cittadini ordinari, si trovano adesso ad affrontare un momento così allarmante in vincolis, le misure di protezione che DAP ha messo in campo e sta man mano incrementando per garantire la sicurezza dei detenuti e degli agenti di polizia penitenziaria, del personale penitenziario, che merita grandissima stima e grandissimo apprezzamento per il lavoro che sta svolgendo. Se questo percorso si svolge ordinatamente, io credo che non darà adito
ad altre sommosse, ad altre rivolte che non siano eventualmente solo strumentali, provocate ad arte o istigate. È nella trasmissione di un percorso di responsabilità anche in termini di comunicazione che sta la chiave di svolgimento sereno della vita penitenziaria. Poi appena il provvedimento disposto con il decreto Cura Italia inizierà a produrre i suoi effetti, io credo che le cose andranno man mano semplificandosi e man mano che verranno nuove esigenze, nuove istanze, verranno posti nuovi problemi interpretativi o attuativi, saremo lì pronti a intervenire alla bisogna. Per quanto riguarda, c'è stata oggi un'intervista di Gherardo Colombo al Corriere della Sera, in cui il magistrato ha detto che bisogna consentire mail e videochiamate per i detenuti. È d'accordo con questa ipotesi? Sì, io l'ho letta e l'ho condivisa perché ha un tratto di innegabile umanità. Anche qui ovviamente è un'affermazione di principio che va calata nella realtà penitenziaria, sia per quanto riguarda la disponibilità di strumentazione adeguata, sia per quanto riguarda la esigenza di garantire la sicurezza delle comunicazioni affinché si impedisca che con l'occasione di un contatto familiare o affettivo dovuto a questo momento particolarmente difficile si colga l'occasione per svolgere attività improprie o addirittura illegali. L'ultima domanda, ho visto che in un notiziario si è parlato dei detenuti di Taiwan che hanno lavorato in carcere per fabbricare le mascherine. Lei praticherebbe questa strada? Molto volentieri, se noi avessimo un sistema carcerario in grado di consentire una tale attività. Purtroppo, lei lo sa, perché segue con grande attenzione i lavori parlamentari, abbiamo denunciato e denunciamo da tempo l'esigenza di un investimento molto sostanzioso nel sistema carcerario per quanto riguarda l'edilizia carceraria, che in Italia è vetusta non solo dal punto di vista strutturale, ma soprattutto dal punto di vista funzionale, salvo qualche caso di eccellenza che per questo viene sempre ricordato. Le nostre carceri sono dei luoghi di custodia all'interno dei quali lo spazio di svolgimento di attività socio-rieducative è veramente ridotto. Anche a questo deve far pensare questa emergenza, a una nuova idea di detenzione carceraria, a una ritrovata funzione rieducativa dell'attività carceraria, rispetto alle quali anche le nuove tecnologie devono essere, come Gherardo Colombo in definitiva segnala, valutate come strumento da utilizzare per mettere insieme funzione rieducativa, funzione securitaria e esigenze umanitarie. Bene, io la ringrazio molto della sua disponibilità, ringrazio Federico Conte di Liberi e Uguali. Grazie a lei, buona giornata a tutti.